Dopo il pareggio con il Savoia nel recupero di mercoledì scorso, il team Nuova Florida è tornato in campo dopo un lungo stop per il Covid. Oggi però l'impegno è davvero invitante e soprattutto affascinante. C'è il Monte Rosi primo in classifica, quel Mazzucchi di Arde, e quindi occorre fare bella figura e magari fare anche qualche punto. Amici sportivi, benvenuti ad Arde, dove fra poco si giocherà team Nuova Florida Monte Rosi. Batte il Monte Rosi, team Nuova Florida che ha granellato 7 risultati utili consecutivi. Qui ottima sponda di Sowe, palla sull'esterno per un cross, arriva Di Vadi in questo momento, Sowe con la testa, poi Lucatti, pallone alto incredibilmente, lancio lungo di Tamburlani, fraseggio fluido del Nuova Florida, tunnel di Moretti, si distende sulla destra la squadra di Bussone, entra Suriano in aria, calcia con il destro duro su De Marchis, un giocatore del Monte Rosi, ma si prosegue per il vantaggio. Coratella con una magia si gira al limite, prova a calciare col destro e incrocia un incrocio dei pali clamoroso. Cancellieri si gira, offre a Borrelli, largo sulla fascia, tenta e riesce nel dribbling. Borrelli entra in area, palla morbida con il mancino, la mette in out Giordani con la mano di richiamo. Il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Borrelli e Capodaglio. Parte il mago a giro, Giordani in due tempi la blocca, resiste anche alla carica di Lucatti. Suriano, ancora Miola, Oliana, all'indietro per Giordani, occhio che il pallone è infido e finisce in porta per il gol del vantaggio del Monte Rosi. Errore clamoroso del team Nuova Florida, una torete bruttissima quella di Oliana, si è fatto trovare non pronto Valerio Giordani, esulta e quasi non crede ai propri occhi Moussa Sowe. Monte Rosi in vantaggio, Nuova Florida che si punisce da solo. Borrelli gli regala il pallone, occhio a De Marchis che appoggia per un compagno, De Marchis trova il fondo, palla dietro, Piro la intercetta, può calciare, Piro la rimette dentro, colpo di testa e palla in out. Si può iniziare, Tamburlani dall'A, l'operazione del team Nuova Florida, palla persa e regalata ad Alessio Petti. Punizione Nuova Florida, Tamburlani morbido in area con la testa, Coratella solo solletico per salvato. Vantaggio anche del Nola, intanto seguiamo Suriano, prova ad accelerare per vie centrali Suriano, ne salta due, entra in area Suriano, il palo gli nega un gol clamoroso. Montanari di prima, scambia con Rea, si libera e prova ad attaccare l'area, Montanari palla dentro, ancora Rea, vuole calciare, prova, pallone alto di un nulla. Elefante raccoglie, sono già dall'altra parte, Piro si coordina e calcia al lato, buono, subito pressato, si libera del pallone, arriva Pellacani, transizione offensiva del Monte Rosi, la velocità di Pellacani, cerca Sivilla, il pallone passa, Sivilla entra in area, calcia, troppo alto però, svetta Gemini in netto anticipo, poi buono dall'altra parte, palla che filtra, occhio a Sivilla, posizione regolare, Sivilla, che miracolo di Giordani. Finisce qui il triplice fischio di Gigliotti di Cosenza, dà i tre punti al Monte Rosi che con grinta, con sudore, con fatica ma con merito si impone al Mazzucchi di Ardea. Team Nuova Florida 0, Monte Rosi 1.